Ben ritrovati a tutti amici appassionati bikers, le immagini vi giungono da Entratico in Val Cavallina, dove il locale sodalizio MTB di Entratico ha organizzato questa 15ª edizione del Trofeo Val Cavallina, ormai una classica gara che è nata ben prima da quando è sorto il circuito Robie Cup. Il regista di tutto questo è Michele Zambaiti, che con un gran numero di amici e soprattutto di collaboratori anche improvvisati ha saputo ancora una volta mettere in cantiere una gara davvero valida e soprattutto apprezzatissima da tutti i bikers, e alla partenza e all'arrivo più o meno erano ben 320. Da dire subito una cosa, che rispetto alle passate edizioni Michele Zambaiti ha modificato parecchio il tracciato, lasciando soltanto qualche spezzone del vecchio tracciato e dando dunque nuovo interesse a una gara che già comunque è molto conosciuta ed apprezzata proprio per il grado di difficoltà, per le salite che presenta e così via. E allora eccoli qua poco prima della partenza con le immagini di Emi Moretti, pronti a darsi battaglia, i 320 bikers. Per la verità questi sono un po' di meno, perché semplicemente perché poi partiranno i circa 70 ragazzi, dunque questi sono 250, perché i ragazzi naturalmente partono un attimino dopo. Da compiere è anche questa un'altra novità, percorso che è stato allungato ben 40 km, dunque non più una semplice gara ma quasi una gara di media lunghezza, insomma, che certi bikers in particolare amano e apprezzano. Dicevo 40 km, due tracciati, il primo di 22,5 km, il secondo di 18 circa, e dunque grande battaglia fin dal primo giro che andava a toccare le zone del paese, del vicino e confinante paese di Trescore Balneario, soprattutto nelle colline, un tracciato molto bello, lo vedrete, che passava in mezzo ai vigneti davvero, che danno anche, se vogliamo, la dimostrazione di come si sa lavorare, soprattutto in queste zone si sa lavorare per quanto riguarda appunto la coltivazione dei vigneti e così via. Allora andiamo subito a vedere fra poco la partenza. Per quanto riguarda, intanto vediamo, perché queste sono immagini che noi lasciamo scorrere volentieri perché sono apprezzatissime dai bikers, perché si vedono e dicono: sono partito in griglia prima, sono partito dopo e così via. Sullo sfondo, nella parte in alto, se avete la bontà di seguire, c'è la chiesa parrocchiale di Entratico. Fra poco vedremo le immagini della partenza anche dalla chiesa. Ed eccolo Michele Zambaiti con la magliettina bianca. Ed eccoli qua tutti schierati con la maglia gialla di leader delle classifiche, con la maglia rossa di leader di categorie, insomma quelle novità che già vi ho spiegato alla prima del circuito Robie Cup. Pronti via, vediamo scattare il grosso gruppo, il grande gruppo, tutto è pronto e allora lasciamo spazio alle immagini. E qui, come vi dicevo, la ripresa dall'alto, esattamente dalla chiesa parrocchiale di cui vi dicevo prima, dove ripetiamo, se volete, la partenza, quella partenza che vede, come vi ho detto, al via 320 bikers, 250 circa nel gruppo delle categorie junior, senior e master, e poi gli altri nelle categorie giovanili che vediamo fra poco. E questa è la prima asperità del tracciato, quello su strada normale, passa in mezzo al paese, arriva proprio dai due tornantini che ci sono prima di arrivare alla chiesa parrocchiale, e anche queste sono immagini che meritano. We'll be right back.
Naturalmente prima di andare a sbirciare e seguire con le immagini di Battista Merisio il tracciato che andranno nuovo, quel tracciato nuovo che andranno a percorrere, un'immagine, anzi più di un'immagine, anche per quanto riguarda le categorie degli esordienti e degli allievi. Qui siamo nella categoria degli allievi, mi pare, se non vado errato, e dunque tutti pronti alla partenza, anche questa mattina un bel gruppo. Per quanto riguarda queste categorie, non numerosissimo, ci si aspettava qualcosa in più, però attenzione, perché qui sono suddivisi fra categorie maschili e poi ci sarà la categoria femminile. E per quanto riguarda gli esordienti e per quanto riguarda gli allievi, partono naturalmente, poi il cronometro dirà la diversità dei tempi e così via, partono a distanza, vedete, di 30 secondi l'uno dall'altro i vari gruppi. Comunque in totale una settantina, forse anche qualcheduno in più, esattamente non ho fatto il conto, ma forse anche qualcheduno in più di una settantina, a dimostrazione che piano piano anche la mountain bike a livello giovanile sta crescendo, questa mountain bike che sta certamente piacendo sempre di più. E questa è l'ultima partenza, quella femminile, credo, per quanto riguarda le categorie in gara, e fra poco vedremo lo stesso passaggio sulle rampe nei pressi della chiesa parrocchiale, dove cominciano, se vogliamo, a distinguersi e a mettersi in luce naturalmente i migliori. Eccoli qua. D'altronde questa è la prima difficoltà della giornata, vedete, c'è qualcuno che riesce a salire, vi garantisco che c'è una buona pendenza, qui saremo abbondantemente oltre il 10%, e vedete che qualcuno invece sale sulla sella, sui pedali, proprio perché la salita è abbastanza impegnativa. Qui comincia qualcuno già a rimanere indietro, naturalmente, poi verranno riassorbiti fra poco questi ultimi, riassorbiti dal gruppo che insegue. E qui entrano in scena le immagini di Battista Merisio, e vedete sulla prima rampa, ancora su una sorta di sterrato cementato, vedete, cominciano a farsi vedere i migliori. Abbiamo visto Faglia, Villa, abbiamo visto Boffelli, Bonucci, Lazzaroni, Buonacina, c'è anche Giupponi, il ritorno alle gare di Andrea Giupponi, che si è quasi del tutto ristabilito per quanto riguarda appunto l'infortunio che purtroppo l'ha costretto a rinunciare a gran parte della stagione. E poi via via tutti gli altri, da segnalare anche la presenza dei giovani Maurici, Perico, Zanoletti e insomma tutti lì a scandire il ritmo della gara su questa salita che è certamente impegnativa. We'll be right back.
E qui il nostro Battista ci offre uno spaccato della Val Cavallina, in particolare del paese di Entratico, ma soprattutto qui nella parte bassa, eccolo qua ancora adesso in modo ravvicinato, vedete l'ordine per quanto riguarda la coltivazione dei vigneti. Uno spettacolo veramente, vedere con quale cura qui si dà e si cura, appunto, siamo credo nella tenuta del Conte Medolago Albani, che è anche una nota marca appunto e apprezzata di vino della Val Cavallina. Ma noi rientriamo in quello che è il nostro dovere ed ecco qua il transitare proprio in mezzo a questi vigneti dopo in pratica il passaggio al Gran Premio della Montagna, località Battagion, dove subito dopo c'è quest'altra una piccola discesa, poi quest'altro passaggio e qui c'è Michel Faglia, poi arriva, ecco questo è Boffelli se non vado errato, e poi tutti gli altri, dovremmo vedere anche Villa, Giuliani, Lazzaroni, insomma un po' tutti i migliori, lì nei primi, eccoli qua, anche Andrea Giupponi là dietro mi pare di vedere che sta arrivando adesso, comunque tutti i migliori lì nei primi. In pratica questo è tutto gran parte praticamente del nuovo tratto che è stato inserito proprio da quest'anno per quanto riguarda questa 15ª edizione della Val Cavallina. La variante al tracciato, al percorso che tra le altre cose, come vi dicevo, dai soliti 32-33 km l'ha allungato e anche abbastanza in maniera consistente, si è passati ai 40 km di questa 15ª edizione e come vedete la strada sale abbastanza, diciamo in maniera insidiosa, come del resto queste immagini ci offrono, e qui passano tutti i migliori, non c'è naturalmente, non avendo l'ordine in ordine di numero non posso star lì a spulciare se non conoscere direttamente i bikers, allora onde evitare degli errori che sicuramente commetterei, vi lascio gustare queste immagini.
la varietà di questo tracciato nuovo inserito, mentre qui vedete Nicoletta Bresciani, anche lei una delle protagoniste, se vogliamo, arriverà seconda, però per quanto riguarda la categoria femminile ve lo anticipo già, anche perché certamente c'è stata una gran bagarra. Questa invece è Paola, che è sempre fra le protagoniste per quanto riguarda appunto la mountain bike. Adesso vi so dire anche esattamente il cognome, perché il nome è Paola Bonacina. Oh, finalmente ci sono, chiedo scusa. So che si chiama Paola, ma non mi ricordavo più il nome, Paola Bonacina. Vedete proprio la diversità, lo spaccato, insomma, per quanto riguarda appunto il panorama, questi pietroni lì, che sono lì proprio a ridosso dei filari, e che certamente fanno un pochettino anche capire che dietro a questa lavorazione, ma del resto la strada in mezzo ci vuole per poter salire, ma dietro a questa lavorazione dei filari c'è veramente anche tanta fatica, tanta mano dell'uomo per far sì che tutto possa essere tutto preciso e tutto si possa svolgere nella maniera precisa. E qui ancora un passaggio molto bello, tutti rigorosamente a scendere, o quasi, i primi magari devono scendere anche loro per il passaggio in mezzo a questi paletti, però nel salire di là i primi sicuramente non sono scesi. E bravo anche il nostro Battista Merisio, che ci ha offerto queste immagini. E con le immagini invece di Emi Moretti andiamo sul traguardo, al passaggio al termine del primo giro, e praticamente ad attaccare con decisione è stato Boffelli, Cristian Boffelli, che ha raggiunto Michael Faglia e praticamente è riuscito a transitare per primo una manciata di secondi nei confronti di chi sta inseguendo, in particolare di uno scatenato Filippo Giuliani, ma e soprattutto, e questo è un buon viatico per la gara che organizzerà la marathon, che organizzerà la Val Cavallina Lovato Electric fra circa un mese, e sto parlando di Marco Villa, che si sta davvero mettendo in mostra. Questo è il passaggio, dicevo, al termine del primo giro, quando si arriva, ecco, qui in fondo, in pratica a 100 metri c'è l'arrivo, e invece la deviazione si portano verso l'abitato di Zandobbio, dove poi rientreranno per le immagini che ci porteranno ancora al Monte Grena. Altra asperità di giornata, ecco, questa è un'altra di quelle asperità sicuramente che già era stata inserita, però nell'ultimo pezzo questa asperità è stata variata, non si passa, non si transita più per vicino alla Buca del Corno, ma sì, c'è un sentierino, ve lo spiegherò fra poco, dove appunto lì i bikers hanno preso la sinistra e si sono introdotti in quello che è un single track davvero molto bello ed apprezzato anche questo, anche se non impegnativissimo. We'll be right back.
E adesso con le immagini, sempre però di Battista Merisio, ci portiamo, guardate intanto che bel effetto questo, con i raggi del sole che filtrano, in un altro, diciamo un'altra postazione per quanto riguarda il tracciato. E qui siamo in leggera discesa però, ed eccolo qua il battistrada Cristian Boffelli, ormai ha abbandonato la compagnia di Faglia. La compagnia di Michele Faglia è tutto solo, se ne sta involando per quella che poi risulterà, e ve lo anticipo, la sua vittoria. Dietro a lui insegue quel Filippo Giuliani della società ciclistica Gerbi, che vedete in discesa cerca di recuperare, e poi arrivano tutti gli altri che naturalmente, questo si tratta di Ivan Testa del Testa Racing, poi Bernasconi del team Como Bike, insomma tutti i migliori ancora lì, anche se adesso le distanze, vedete adesso è transitato Michel Faglia, anche se le distanze cominciano ad essere, non dico sensibili, ma quasi. Allora, sono immagini bellissime in questo, che anche in questo caso è un single track, vale a dire è un passaggio, un sentierino dove è difficile trovare e cercare il sorpasso, perché qui veramente il sentiero è abbastanza stretto. Difficile dunque, se davanti ti trovi uno che magari in discesa ha un pochettino paura, bisogna chiamare, diciamo così, bisogna farsi sentire dietro che si vuole sorpassare, allora magari quello trova il varco per spostarsi. Però questo è abbastanza difficile, perché tutti cercano di difendere la propria posizione, insomma mi pare sia abbastanza normale anche questo. Le immagini sono veramente belle, allora lasciamole andare. We'll be right back.
Ci capita di rado di avere a disposizione così tanto materiale come in questa gara di Entratico, come la Cavalcavallina, come viene chiamata appunto, quindicesima edizione organizzata la MTB di Entratico. Però dicevo, ci capita abbastanza di rado di vedere, di avere a disposizione tanto materiale, e pensate che abbiamo scartato anche più di mezz'ora di immagini che potevamo, con le quali che le potevamo usare, proprio perché ci raccontano delle performance. E da notare che, come del resto sta facendo Battista Merisio con queste sue immagini in mezzo a un verde prorompente, segno di una primavera ormai e quasi un'estate ormai che sta entrando nel vivo, dicevo, queste immagini non raccontano soltanto il passaggio dei primi, ma forse di tutti coloro, tanti di coloro che hanno partecipato a questa gara. Adesso altre immagini, queste ci giungono proprio dalla sommità quasi del Grena, mancano in pratica 300 metri alla sommità, e vedete che Cristian Boffelli continua a guidare il gruppo, e a questo punto il suo vantaggio è consistente. Qui c'è la deviazione per quel sentierino che vi dicevo prima del transito nei pressi della Buca del Corno, come viene chiamata, che del resto è famosissima per tutti gli speleologi. C'è tutte le domeniche, tutti i sabati e domenica c'è gente che va a vedere, attenzione, che va a ispezionare questa buca, attenzione, perché transita in seconda posizione Filippo Giuliani del Gerbi, e qui invece mi pare che sia, non è l'atleta della Valcavallina, della Valcavallina Lovato, ma dovrebbe essere Ivan Testa. Comunque qui i distacchi, ecco qua, questo invece è Marco Villa che riuscirà poi a recuperare. Marco Villa riuscirà a recuperare la terza posizione, prima era transitato Ivan Testa della SDTRTTRS, tanti nomi per una società che quasi quasi uno impazzisce. Questo è Lorenzo Bernasconi del team Como Bike, bella la prova anche per il portacolore lariano, e dimostrazione insomma che effettivamente questi atleti stanno prendendo maledettamente le cose, come possiamo dire, sul serio. Mentre qui transita, attenzione, qui è si tratta di Mattia Faglia, e dietro a lui mi pare sia Marco Madaschi del, se non ho visto male, della VR Composite Racing, poi tutti gli altri. Qui in pratica siamo a circa 5 km, no, 4 km dal traguardo, quando registriamo queste immagini. Immagini anche qui, come vedete, molto belle, ne abbiamo a iosa anche qui, ne abbiamo soprattutto dei primi, bel gruppo di chi comanda le operazioni, allora le lasciamo scorrere.
E vedete che anche qui in pratica c'è quel famoso discorso di cui vi dicevo prima, il single track, chi naturalmente arriva in, che so io, ventesima posizione, è difficile che in questo sentierino, molto, questo tra l'altro abbastanza impegnativo con dei saliscendi, soprattutto leggermente infangato, che intanto transita Mario Nava, l'avete visto, e poi tutti gli altri, è difficile insomma riuscire, se sei diciannovesimo a passare, se sei ventesimo a passare diciannovesimo o diciottesimo, che vuoi, o che dir si voglia. In pratica qui già bisogna insomma difendere la propria posizione in attesa magari di trovare un pochettino più di spazio per un eventuale sorpasso. Ancora immagini che vi giungono dalla sommità o quasi del Monte Brena, perché Grena, chiedo scusa, perché qui non siamo poi molto lontani dalla sommità del Monte Grena. Monte Grena resta un pochettino più in alto e qui invece si è tagliato a sinistra, comunque poi si attraverserà la strada che sale appunto al Grena e in pratica si inizierà la discesa verso Entratico. Si sbuca dal bosco, come vedete da queste immagini, si attraversa la strada che sale al Monte Grena, come vi dicevo, e poi però da qui non c'è più nessun ostacolo, soltanto questa discesa, anche qui single track. Tra le altre, vedete, ecco questo, vedete, ha lasciato passare proprio nel momento in cui c'era un po', probabilmente questo biker non ha grandi performance in discesa e ha sentito arrivare un concorrente, il suo rivale, ma credo che poi sia anche amico, e giustamente l'ha lasciato passare. Queste sono le occasioni per il sorpasso come questa, naturalmente per chi ha un pochettino più di familiarità con la discesa, un pochettino anche più di temerarietà, perché alla fin fine poi chi si tuffa in queste discese, a parte i primi che sono bravi, guardateli, questi non sono i primi, però guardate, ecco, vedete, questa è la prudenza, insomma, si mette giù il piede per terra e non si assume una grande velocità, non è una discesa di quelle pericolose, però cadere potrebbe anche significare andare a sbattere magari contro qualche albero che vedete che contorna il sentiero. Dobbiamo dire
e fare i complimenti a Michele e a tutta la sua troupe che ha davvero lavorato tanto per liberare e in pratica andare a togliere le erbacce, perché questo era un sentiero che era sì segnato, però non era frequentatissimo. Un altro pezzo nuovo del tracciato che è stato inserito da tutti coloro che hanno contribuito a rendere, soprattutto a far sì che questa 15ª edizione della Cavalcavallina sia veramente stata qualcosa di nuovo. In effetti dobbiamo dirlo, perché 7-8 km in più non sono da sottovalutare, ma soprattutto dei buoni inserimenti di buon tracciato, un nuovo tracciato che ha chiamato un certo impegno da parte di tutti. E con le immagini ci trasferiamo all'arrivo, dove arriva impennando addirittura Cristian Boffelli della Pavan Free Bike, che si aggiudica dopo 1:37 di gara questa 15ª edizione. Eccolo lì, il vincitore. Poi io vi do subito la classifica, anche perché sta arrivando il secondo, Filippo Giuliani della Ciclistica Gerby 1910. Secondo posto per lui. Poi vi darò naturalmente le classifiche. Adesso vi do i primi 10 per quanto riguarda la categoria assoluta, poi vi darò le classifiche per categorie. Allora, al terzo posto Marco Villa della Val Cavallina Lovato, dovrebbe arrivare adesso. Eccolo, infatti, è riuscito a superare nel finale Ivan Testa, che deve accontentarsi del quarto posto. Al quinto posto Lorenzo Bernasconi, sesto Mattia Faglia, settimo Michele Bonacina, buona la sua gara. Ottavo un intramontabile Gigi Bonucci, al nono posto Marco Madaschi e al decimo Luca Maurici. E adesso, mentre vi lascio gustare le immagini, vi do per categoria l'ordine di arrivo di quanto appunto è successo. E andiamo naturalmente con le categorie giovanili, che hanno già concluso la loro prova. Il loro percorso era poco meno di 15 km. Ha vinto Samuele Leoni nella categoria esordienti il primo anno. Al secondo posto Manuel Meneghetti, terzo Guglielmo Lazzaroni. Per quanto riguarda la categoria esordienti, il secondo anno, al primo posto Nicola Carobbio, secondo Michele Ghilardi e terzo Simone Grigis. E andiamo nella categoria femminile, unica categoria unica degli esordienti femminili, che ha visto la vittoria di Asia Granata, al secondo posto Manal Astur e al terzo Martina Bassi. Nella categoria allievi, primo anno, è stato invece Manuel Gritti a mettere tutti in ordine. Al secondo posto Stefano Algeri, al terzo Carlo Guercilena. Nella categoria allievi del secondo anno, Giuliani, Thomas Giuliani ha battuto Andrea Marchetti e al terzo posto Samuele Baratella. E infine nella categoria delle allieve, come al solito Giada Carminati, vinto davanti a Nicole Marchesi, al terzo posto Marta Bassani. E a seguire poi Chiara Campolo e Laura Sonzogni, le cinque allieve al traguardo. E adesso andiamo avanti con la categoria degli junior, dove qui, mentre noi vi lasciamo gustare ancora queste immagini, l'ha spuntata Luca Maurici dell'Orobie Cup, che ha battuto i compagni di squadra Cristian Perico secondo e Nicola Zanoletti terzo. Poi, per quanto riguarda invece la categoria dei master, anzi dei top master, e qui andiamo a vedere, a vincere è stato il vincitore della Pavan Free Bike Cristian Boffelli, secondo Marco Villa, terzo Ivan Testa, poi quarto posto, undicesimo assoluto, e questa è un po' una sorpresa, Oscar Lazzaroni, che sicuramente non era in giornata. Poi, per quanto riguarda appunto la categoria Eli Sport 1, ha vinto Lorenzo Bernasconi, al secondo posto Mattia Faglia, terzo Simone Valsecchi. Nella categoria, devo essere un po' stringato, Elite Sport 2 ha vinto Stefano Rizza del Boario, secondo posto per Matteo Comotti, terzo Cesare Carminati, mentre per quanto riguarda le categorie master, andiamo per ordine: nella Master 1 ha vinto Marco Madaschi, al secondo posto Luca Testa, terzo il ritrovato Luca Giupponi, che è arrivato quarto Luca Signori,
terzo Andrea Giupponi, il ritrovato Andrea Giupponi, quarto Luca Signori e Andrea Giupponi che sta piano piano ritornando in forma. Poi nella Master 2 vince il nostro, tra virgolette, Stefano Bonadei, secondo posto Luigi Mazzucchelli, terzo Cristian Bertocchi. Poi ancora nella Master 3 Michele Bonacina che mette in riga Clivio Amigoni e Gian Antonio Duccoli. E nella Master 4 invece Gigi Bonucci che precede Cesare Moro e Fabrizio Baggi, questo l'ordine di arrivo. Poi nella Master 5 l'intramontabile Claudio Zanoletti batte il suo rivale di sempre Fabio Gelmi e un ritrovato Natale Bettineschi che adesso partecipa alle gare Orobie Cup con una certa insistenza. Nell'ultima categoria, la Master 6, primo Lemoni, il primo posto di Lorenzo Lemoni, al secondo Guido Colombo e terzo Osvaldo Turotti. Vi ho raccontato tutte le categorie, magari l'ho fatto in maniera un pochettino veloce, ma del resto io vi rimando per quanto riguarda appunto tutte le varie classifiche, tutto quello che è successo nella 15ª edizione della Cavalcavallina, vi rimando al sito delle Orobie Cup dove troverete davvero tutte le notizie, ma certamente troverete poi tutto quanto è attinente anche per quanto riguarda appunto la classifica assoluta, la classifica di società e così via, tutto quello che fa parte appunto del circuito Orobie Cup, questo circuito che sta ancora una volta dimostrando insomma che la voglia, che i bikers hanno voglia di gareggiare, hanno voglia comunque di esserci. E adesso con le immagini velocissimamente a quelle che sono le premiazioni, le categoria femminile con al terzo posto della Maltese, la vedete, al secondo poi salirà la Bresciani, un podio, una premiazione veloce proprio perché in pratica questa è la maglia del triangolo Lariano, in pratica poi le premiazioni verranno fatte dopo il pasta party. E vedete Nicoletta Bresciani, secondo posto per la rappresentante dello Scott Racing Team, mentre sul gradino più alto del podio sale Serena Tasca della Bike Factory, eccolo lì, e poi eccola io, Serena Tasca che sta attendendo il suo turno, ripeto, podio e premiazioni volanti, ma poi tutte le premiazioni, io vi dicevo che aveva vinto Simona e invece è stata Serena a vincere, chiedo scusa per l'inesattezza che vi ho dato poco fa nel commento. Per quanto riguarda la categoria maschile, la vediamo fra poco, adesso passiamo con le ultime immagini a nostra disposizione, anche perché effettivamente il tempo ci sta sfuggendo via. Immagini del dopogara, gli amici della mountain bike di Parre, insomma gli amici della mountain bike del Orobie Cup, questi sono quelli del Ghisalba Team, e poi vedremo quelli della mountain bike di Parre, lì il dopogara che è fatto anche di un pane e salame, magari un po' di frutta per gli atleti, invece per chi come me non ha corso, l'immancabile pane e salame che Jair tutte le volte ci mette a disposizione. Dobbiamo Jair e anche gli amici della mountain bike di Parre, perché finito da una parte si va dall'altra, insomma, come a dire, abbiamo veramente tanti amici. Eccoli qua, quelli del Parre, anche loro col presidente Ruggeri schierato, pronti a, come possiamo dire, a festeggiare quelli che sono stati i risultati. Bene, con queste immagini terminiamo, non mi resta che salutarvi e darvi l'appuntamento per la sesta prova del circuito, esattamente il 25 di maggio prossimo. Grazie, buona serata da Lorenzo Noris.